erano assidui e concordi nella preghiera di Jean Lafrance. Quando si ricorda l'avvenimento della Pentecoste, nel quale gli apostoli furono rivestiti dello spirito di potenza e di forza, non si deve mai dimenticare che si tratta dell'unzione invisibile della croce, come dice San Bernardo, tutta impregnata di dolcezza e di umiltà. L'azione dello Spirito passa dal cuore della Vergine, che ha appunto il segreto della dolcezza di Dio. Nella preghiera, nella pazienza e nella perseveranza, ella ci introduce in questo mistero, insegnandoci a cambiare il nostro desiderio, aspro e volitivo, in gemiti inenarrabili di dolcezza ed umiltà. Quando il Padre vede che siamo arrivati in fondo alla nostra miseria e che non ci è più possibile vivere senza il Sovrano Consolatore, allora ci manda questo dolcissimo ospite delle nostre anime e dolcissimo sollievo. La preghiera a Maria, se è assidua e perseverante, riesce veramente a lacerare il nostro cuore e a strappargli in invocazione ardente che salirà fino al cielo e toccherà il cuore del Padre, come il grido di Gesù sulla croce ha sconvolto le viscere della sua misericordia. Bisogna portare nel cuore questo desiderio ardente per accogliere le parole con cui Gesù ci promette lo Spirito Santo. E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, lodando Dio. Sappiamo che Maria non è lontana, perché ora ella abita nella casa di Giovanni. Probabilmente si trova con gli apostoli, con gli amici di Gesù, quando si riuniscono. Però bisogna attendere la partenza di Gesù per ritrovarla menzionata. È significativo che gli evangelisti, sempre discreti riguardo alla Vergine e agli avvenimenti della sua vita, notino la sua presenza in quel momento. C'è un disegno di fede per la comunità degli apostoli. L'intenzione di Luca è chiara, vuol dimostrare che la presenza di fede di Maria era indispensabile al Cenacolo, come lo è stata a Nazareth il giorno dell'Annunciazione. È dunque in un clima di gioia, di lode, di preghiera, quello in cui gli apostoli ritornano a Gerusalemme. Maria li ha introdotti in questa gioia nuova di cui ha il segreto, perché Gesù, ormai glorioso, ha promesso loro lo Spirito Santo che abiterà nei loro cuori e li istruirà su tutto ciò che il Signore ha detto loro. Dopo la scomparsa di Gesù, gli apostoli e i suoi amici ritornano a Gerusalemme per aspettare la promessa del Padre. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. A questo punto Luca parla della presenza di Maria nel Cenacolo. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Maria è là, tra i primi discepoli, parenti e amici, come madre del Signore, che si rispetta e venera per il vincolo privilegiato che ella ha avuto con Lui, ma anche per la sua presenza e la sua incrollabile fiducia sul Calvario. Per la potenza dello Spirito, unita al Padre, ella concepisce e genera il corpo mistico di suo Figlio.
avendo dato a suo figlio il corpo e l'essere dell'uomo, ella continua misticamente questo ruolo, man mano che l'umanità entra in comunione con lui. Ella è madre della Chiesa fino alla fine dei tempi. Gesù Cristo è venuto al mondo per mezzo della Santissima Vergine Maria, e anche per mezzo suo egli deve regnare nel mondo. Così scrive Grignion de Montfort all'inizio del Trattato della Vera Devozione a Maria. In questo senso, la Pentecoste è in stretto parallelo con l'Annunciazione. Anch'essa è il frutto di una fecondazione operata dallo Spirito in Maria. Vorrei paragonare questa fecondazione a uno specchio parabolico nel cui fuoco il sole, riflettendosi, permette di raggiungere temperature di 2000 e 3000 gradi. Il cenacolo appare così come una estensione del seno virginale di Maria, giardino chiuso che riflette la fiamma dello Spirito, come uno specchio tersissimo all'interno del quale gli apostoli, assidui e concordi nella preghiera, sono rimasti esposti al calore una decina di giorni, dopo i quali, naturalmente, hanno preso fuoco. Buona preparazione alla Pentecoste, con Maria nel cenacolo, e che il fuoco dello Spirito possa divampare nelle nostre vite, nella nostra Chiesa e nell'umanità intera. Amen.